Penultima question time. Risponde per l'assessore Agabiti il vicepresidente Morroni e interroga il consigliere Bori. Prego, consigliere. Grazie presidente, devo dire l'interrogazione avete sepolta all'ultimo. Comunque, il tema è molto importante, riguarda il progetto di recupero dell'ex cinema Turreno. Come sapete, scusate, ma chi risponde? Ah, ok. No, perché non vedevo l'assessore. Dicevo, il tema è molto importante e rilevante, riguarda il progetto di recupero dell'ex cinema Turreno, che come sapete era di proprietà privata, Turreno SRL, è stato acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per 3 milioni di euro, acquistato da questa fondazione e donato agli enti pubblici, al comune e alla regione. Tutto questo, io sono andato a rileggere le dichiarazioni del tempo, purtroppo molti anni fa, se non ricordo male 6 o 7, tutto questo era collegato a una progettualità di recupero. Noi siamo a distanza di 6-7 anni e questa progettualità di recupero non è che è terminata addirittura d'arrivo, non è ancora iniziata, ancora siamo alla fase progettuale, a distanza di 7 anni. Lo dico perché la Regione Umbria e il Comune di Perugia hanno investito sulla riqualificazione del Turreno delle risorse, fondi regionali e fondi europei, che sono in scadenza. Si parla di milioni di euro, oltre all'acquisto 3 milioni, altrettanti per il recupero di soldi dei cittadini che servivano alla progettualità. Purtroppo ad oggi noi siamo a fronte di questa scadenza che è in arrivo e il Comune di Perugia risulta il comune tra quelli umbri che ha avuto più necessità di cambiare i progetti di agenda urbana, quindi quello che ha ricorso di più al reindirizzo dei fondi, ma che ha attualmente il tasso più basso di realizzazione di questi progetti. Questo definisce un'incertezza conclamata e un'incapacità di governo. Il cinema Turreno rappresenta per Perugia una grande opportunità e per l'Umbria un grande investimento come attrattore turistico, culturale, sociale e come rigenerazione del centro storico. Che ancora non si sappia ciò che ci verrà, quando ci verrà e addirittura si tolgano i fondi, quindi mettendo a rischio il progetto, perché ad oggi vengono tolti i fondi investiti sul Turreno tramite agenda urbana, tramite fondi regionali e fondi europei, è molto grave. Ad oggi noi ancora non sappiamo ciò che accade. L'unica cosa di cui si preoccupa il sindaco e la sua giunta, e temo che accetti la regione, è di reindirizzare i fondi e di spostare gli obiettivi di altri anni. Sembra che li voglia spostare al 2026-2027. Qual è il rischio? Che tutti i progetti toccati dal Comune di Perugia con i fondi europei e regionali rimangano delle incompiute. San Francesco al Prato è una, il Turreno è un'altra, il Piazza Partigiani un'altra ancora, il Mercato Coperto mi va di ricordare che addirittura le ditte hanno abbandonato il progetto. Ecco, una serie di incompiute, di buchi neri nel centro storico. Il timore qual è? È che il Turreno si aggiunga a quelli che ho appena elencato. Per cui vogliamo chiarezza sulle procedure relative ad agenda urbana, il recupero dell'ex cinema Turreno e la destinazione che gli si vuole dare. Grazie. Prego, vicepresidente Morroni. Grazie, presidente. Consigliere Bori, lasciamo perdere i buchi neri, perché i buchi neri ne abbiamo visti, voglio dire, e penso che non sia lì il buco nero, no? Abbiamo visto situazioni come Monteluce che sicuramente non sono ascrivibili a queste maggioranze politiche. Comunque, al di là di questo, l'intervento di recupero e valorizzazione dell'ex cinema teatro Turreno,
risale a provvedimenti regionali, come lei stesso ricordava, del 2015 e del 2016, la cui fonte di finanziamento si riferiva originariamente al POR FESR 2014-2020 nell'ambito dell'agenda urbana, inquadrato nel programma di sviluppo urbano sostenibile, cosiddetto PSUS. L'intervento prevedeva il recupero e la valorizzazione dell'immobile con funzioni di promozione e produzione culturale incentrata sui temi della musica, dello spettacolo, del cinema e del teatro, da integrare anche con attività legate al turismo congressuale di alto livello. L'immobile è stato acquistato, e anche questo lo ricordava, nel 2016 dalla Cassa di Risparmio e successivamente donata alla Regione Umbria e al Comune di Perugia con obbligo di destinarlo a finalità culturali, prevedendo un intervento complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro. Successivamente il Comune di Perugia ha presentato nel 2017 una proposta progettuale che prevedeva la realizzazione di un primo stralcio funzionale, consistente nella sistemazione della platea, degli impianti e del tetto, ma sono emerse sin da subito le difficoltà tecnico-operative e la sopravvenienza dello stato di emergenza legato al Covid-19 che hanno bloccato ogni attività, nonché l'emergere di nuove riflessioni in riferimento alle potenzialità complessive dell'attrattore che hanno indotto il Comune ad elaborare una rivisitazione parziale dell'intervento sia nei contenuti che nella tempistica. Le criticità riscontrate dal Comune di Perugia, in particolar modo rispetto alla dilazione della tempistica inizialmente inserita nei cronoprogrammi di attuazione del progetto, hanno evidenziato le difficoltà a garantire la compatibilità del progetto stesso in relazione anche al rispetto del termine ultimo di ammissibilità della spesa POR FESR fissato inderogabilmente al 31 dicembre del 2023. Quindi sulla base di specifiche richieste formali avanzate dapprima dal Sindaco di Perugia e successivamente in ambito tecnico dall'autorità urbana di Perugia e acquisita dalla Regione Umbria, quest'ultima, con una delibera della Giunta regionale del 13-14 del 2021, ha approvato la proposta di rimodulazione del programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Perugia. Per la parte finanziata dall'azione 6.4.1 del POR FESR 14-20, per un importo di oltre 1 milione di euro è stato sostituito l'intervento inerente all'ex Cinema Teatro Turreno con due progetti relativi alla Biblioteca Augusta e all'Auditorium di San Francesco al Prato. Contestualmente, al fine di supportare comunque l'intervento di recupero dell'ex Cinema Teatro Turreno, ritenendolo strategico e mantenendo inalterato l'apporto finanziario regionale complessivo pari a 2.889.379,04 euro, la Giunta regionale ha individuato con propria delibera della Giunta la 13-27 del 2021 una fonte di finanziamento alternativa al POR FESR 14-20 al fine di consentire la realizzazione del progetto oltre la scadenza del termine di ammissibilità della spesa attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, l'FSC 2014-2020, di cui alla sezione speciale del Piano di Sviluppo e Coesione con vincoli temporali di ammissibilità di spesa fissati al 31 dicembre del 2025. È importante sottolineare che tale trasferimento lascia immutata l'inclusione del progetto nel programma regionale originario sugli attrattori culturali, mantenendo immutate le potenzialità dell'intervento in ordine al perseguimento degli obiettivi prefissati all'interno del PSUPS di Perugia. Tale rivisitazione ha consentito anche di aggiornare le riflessioni strategiche rispetto al ruolo che dovrà rivestire l'ex Cinema Turreno, Cinema Teatro Turreno, non soltanto luogo culturale, ma anche fabbrica dell'innovazione digitale nel campo delle arti visive in genere, dello spettacolo e del teatro. I recenti adeguamenti consentiranno dunque anche di migliorare la produzione dello spettacolo e delle attività culturali dal vivo, innovandone la fruizione on-site e online. Attualmente il primo stralcio funzionale risulta suddiviso in due fasi,
La prima riguarda l'esecuzione di tutti gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione e messa in esercizio della Turrenetta, integrata dall'immobile di Via Bartolo di recente acquisizione, e di quelli relativi all'intero complesso edilizio contemplati nel progetto esecutivo strutturale, nonché le opere impiantistiche di base, il tutto da completarsi entro la primavera del 2024, mentre la seconda riguarda le opere inerenti agli spazi interni, il cui completamento è previsto per il 2025. Sul progetto definitivo del primo stralcio strutturale è stata conseguita l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria all'esecuzione dei lavori. La progettazione a cui verrà data esecuzione per la realizzazione del primo stralcio funzionale, a seguito della validazione del RUP e successiva predisposizione di gara d'appalto nel corso del primo trimestre del 2023, in base alle tempistiche fornite dal Comune di Perugia, contempla anche un livello preliminare relativo ad un secondo stralcio finalizzato al conseguimento di una polifunzionalità del Turreno, anche attraverso soluzioni tecnologiche digitali e multimediali, la cui realizzazione è rimandata ad eventuali finanziamenti integrativi. L'amministrazione regionale, nel pieno rispetto delle tempistiche, come già sottolineato, ha provveduto ad individuare una fonte di finanziamento alternativa al fine di far fronte alle mutate esigenze dell'intervento ritenuto fondamentale. Grazie. Sì, la parola al consigliere Bori. Grazie, ma ho ascoltato con attenzione la risposta. Molte questioni tecnico-burocratiche, ma purtroppo non si arriva alla sostanza del tema. Noi, la Fondazione Cassa di Risparmio, ha acquistato 8 anni fa una realtà da un privato, vincolandola ad un progetto. Ci sono stati investimenti notevoli di fondi europei, di fondi pubblici, per la realizzazione di quel progetto, oltre l'acquisto. In tutto il pacchetto si aggira sui 7-8 milioni di euro, e ad oggi, nonostante le risorse, nonostante l'acquisto, nonostante la donazione, noi ci troviamo ancora con il Turreno che deve iniziare i lavori. Si continua a cambiare le fonti di finanziamento in maniera tale da spostare le lancette in avanti, perché se no la scadenza sarebbe stata quest'anno. La preoccupazione c'è ed è grande, perché il mondo intanto intorno a noi cambia. I costi di rigenerazione, costi energetici, di materiali, di manodopera di 8 anni fa non sono quelli di oggi. Le necessità di una città sono profondamente diverse e le opportunità perse enormi, perché, come sa bene, il tema della cultura e della fruizione della cultura non è che attende decenni, come invece stanno trascorrendo. Quindi la preoccupazione c'è perché è stata messa a disposizione tutto, l'acquisto, la donazione e i fondi, eppure non si è arrivata ancora a nulla, c'è ancora il Turreno come lo abbiamo lasciato alla chiusura del cinema teatro. Per cui la richiesta è che noi sicuramente svolgeremo, e chiediamo alla Giunta, di una puntuale verifica che non ci siano altre perdite di tempo e spostamenti in futuro, perché adesso si parla di lavori che inizieranno nel 2024, mi sembra che si ripeta lo spettacolo a cui abbiamo assistito in questi 8 anni e che ci preoccupa, perché per la localizzazione nel pieno dell'Acropoli e per gli obiettivi per l'Umbria, non solo per Perugia, perché ci serve uno spazio come quello, credo che rischi di rimanere un'occasione persa. Ultima question time, giusto? Interroga il consigliere Paparelli, risponde l'assessore Fioroni. Prego, consigliere Paparelli. Sì, grazie Presidente. Ma il 31 dicembre, quindi tra pochi giorni, andranno in scadenza la maggior parte degli appalti attualmente in essere presso l'asta di Terni.
a parti che riguardano l'indotto. Noi riteniamo che sia necessario scongiurare le possibili perdite occupazionali in un momento di grande difficoltà per il tessuto sociale territoriale. Sono a rischio nell'indotto 1.500 lavoratori che vivono solamente degli appalti, che quasi esclusivamente degli appalti che AST, diciamo, concede alle piccole e medie aziende locali. Il campanello d'allarme è suonato con la vicenda dell'appalto della vigilanza della società Teseo, che occorre, diciamo, che ha prodotto 12 licenziamenti e che occorre attenzionare, così come gli altri appalti che sono in scadenza. È una vicenda di grande impatto su centinaia di aziende locali che vivono, dicevo, in funzione delle acciaierie, che danno lavoro a un pezzo importante della nostra città e del nostro territorio. Accanto a questa preoccupazione oggi si legge in questi ultimi tempi, diciamo, di ulteriori preoccupazioni che riguardano aziende dell'indotto. Si parla della Ferrocart, si parla della vicenda dello scorporo del tubificio, che non è ancora andato in porto e che rischia di comportare anch'esso, diciamo, delle conseguenze su un'azienda come la TCT, che anch'essa dà lavoro a centinaia di persone nella nostra città. Noi riteniamo che ormai sia passato troppo tempo, non sia più rinviabile una discussione, diciamo, nelle sedi opportune, che è per noi la sede ministeriale, sul piano industriale e sull'accordo di programma di cui si è tanto parlato, ma ancora non si è prodotto nulla, perché è in gioco l'assetto economico dell'Umbria, del Ternano, dell'Umbria e anche, diciamo, del nostro paese, visto il ruolo importante che Acciai Speciali Terni svolge nell'economia regionale, non solo in quella locale, tant'è che le oscillazioni che abbiamo spesso sull'export derivano da quanto, diciamo, dal mercato dell'acciaio e dall'andamento del mercato dell'acciaio. Quindi chiediamo alla Giunta regionale di sapere che cosa è conoscenza, che cosa ha fatto, diciamo, in questo ambito, come si è mossa per evitare e scongiurare che accadano queste conseguenze economiche sul terreno occupazionale dell'indotto delle aziende locali. Presidente, probabilmente avrò bisogno un po' più di tempo, perché è un tema abbastanza rilevante. Premetto che in data 4 aprile 2022 la proprietà di Arveli ha incontrato la Regione Umbria per la presentazione di un nuovo piano industriale e sociale che, come sappiamo, ormai è di pubblico dominio, prevede investimenti per circa 1 miliardo di euro, investimenti che vanno dall'impatto ambientale fino alla riattivazione di alcuni processi produttivi non banali, come quello del lamierino magnetico, che soprattutto in un contesto come quello attuale, evoluzione del mercato dell'automotive, rappresenta una produzione particolarmente strategica anche per il sistema paese. Non più tardi di ieri con la Presidente Tesei abbiamo incontrato il Ministro Urso. Al centro dell'incontro c'era anche il tema delle missioni di ideologia e dell'altra, e ci ha preannunciato che siamo quasi alle soglie della presentazione del piano siderurgico nazionale. Quindi il tema, chiaramente, della competitività come sistema paese passa necessariamente per l'acciaio, e la Regione, al di là di tutta l'interlocuzione che stiamo avendo con AST e le strutture ministeriali competenti, il MISE per quello che riguarda il contratto di sviluppo ambientale e tutta la parte di competenza del MITE, stiamo cercando di accompagnare questo grande piano di investimento che rilancerebbe in maniera potente il polo siderurgico italiano in tutti i percorsi ministeriali necessari. Non di meno, la Regione sta monitorando e dialogando costantemente con la proprietà di AST, con una logica di attenzione sia del tessuto occupazionale legato a AST, sia a quello della la tenuta del tessuto industriale ed economico dell'indotto, e quindi della dimensione occupazionale delle aziende che fanno parte dell'indotto, anche in termini di tenuta sociale, sempre però nel rispetto della libera iniziativa imprenditoriale e delle logiche industriali che, vi ricordo, sono legate anche al passaggio da una azienda multinazionale con governance tedesca
ad azienda con un capitale in capo di imprenditore unico, che rappresenta a nostro avviso un valore importante, e sappiamo quanto sia importante, l'abbiamo visto per altre crisi sul territorio, banalizzo, perdonatemi la rappresentazione, avere un citofono a cui bussare in caso di problemi. E devo dire che la storia della famiglia del gruppo Arvelli dimostra anche un'attenzione ai territori in cui opera e all'occupazione, che sono sempre stati centrali in 60 anni di attività. Non di meno, in uno scenario così complesso, l'approccio industriale che sta implementando Arvelli passa per una rivisitazione del layout produttivo e anche per la filiera degli appalti, in un'ottica di presidio del ciclo produttivo, ma è anche vero che le valutazioni nel corso di questi primi 8 mesi di attività della nuova governance sono ancora valutazioni in divenire e sono soggette a cambiamenti e riflessioni in fase esplorativa. Tenete conto che, tra le altre cose, si è giunta anche alla definizione di questa scadenza di gennaio semplicemente per un cambio di coincidenza dell'anno solare con l'anno fiscale. In precedenza di fatto Arvelli ha modificato la cadenza dell'esercizio fiscale dal 1 ottobre 30 settembre, come nella governance precedente, al 1 gennaio 31 dicembre, e conseguentemente sta provvedendo una ove applicabile al rinnovo degli appalti per tutto l'esercizio fiscale successivo. In alcuni casi, ripeto, alcuni appalti sono stati ridimensionati, in alcuni casi sono in corso di trattative di rinnovo, in alcuni casi si sta ragionando sulla rinegoziazione di interi contratti di filiera, ma quello che intanto dobbiamo tener conto, che va considerato come elemento positivo, che è quello che ASTA abbia intanto ribadito l'intenzione di mantenere i livelli occupazionali, in modo particolare con l'inserimento di 41 lavori interinali per l'aumento dei turni di lavorazione dell'acciaieria, la stabilizzazione a tempo indeterminato di altri 59 lavoratori interinali che erano interinali di lungo corso, e altri 61 lavoratori interinali di lungo corso saranno stabilizzati entro il marzo 2023. Sicuramente stiamo parlando di una fase complessa, per le condizioni di mercato, ma ribadisco, la Regione su questi temi sta monitorando e dialogando costantemente con la proprietà di ASTA, sia sul tema del contratto di sviluppo ambientale, quindi il piano di investimenti che cuba 1 miliardo di euro, sia anche sulla necessità di preservare un tessuto industriale ed economico che ha un impatto occupazionale di cui c'è ben coscienza, e per cui alcune scelte sono anche oggetto di riflessioni e sono solo oggetto di una fase esplorativa. Questo è un po' il quadro di riferimento. Non ultimo per ordine di importanza è il fatto che arriviamo alla scadenza del 31 dicembre di quest'anno, semplicemente per il cambiamento anche dell'anno fiscale, che nella logica di Thyssen finiva il 30 settembre, invece si riallina l'anno fiscale con l'anno solare. Grazie. Consigliere Paparelli. Sì, grazie Assessore, ma definirei la risposta di cortesia istituzionale, così come l'incontro che avete tenuto il 4 aprile, di cortesia istituzionale, perché i piani industriali non si presentano in quel modo, diciamo, si presentano nelle sedi opportune. Una sede come quella dell'Asta non può essere quella del Ministero dello Sviluppo Economico. Però vede, diciamo, la sua risposta denota 5 questioni che le voglio elencare in maniera molto breve. Primo, totale assenza di politiche industriali in questa regione. La DEC continuate a sbandierare i dati stimati del PIL, ma vi siete dimenticati di come affrontare il tema vero, strutturale dell'economia umbra, che è quello della produttività.
Due, le richieste dei sindacati giacciono da oltre un anno per il tavolo regionale e sul tavolo nazionale, diciamo, dove discutere lì l'accordo di programma, il contratto di sviluppo, le possibili sinergie con Enel, le infrastrutture sul territorio, è totalmente abbandonato e su questo non c'è una data, non c'è una cosa precisa, non c'è una scadenza. Terzo, su quel tema, diciamo, su quel tema si doveva inserire nell'ambito dell'accordo di programma dell'area di crisi complessa, rispetto al quale questo Consiglio regionale le ha dato un mandato all'unanimità 2 anni fa. Io non vedo dopo 2 anni e mezzo nessun tipo di accordo firmato e nessuna risorsa arrivata. Lei è un bravissimo, come dire, sì, per carità, sì, senza una lira, senza un euro stanziato, è stato prorogato, sì, sono capaci tutti. Poi non doveva essere prorogato il mandato e doveva essere riscritto proprio in funzione di quello che stava accadendo. La proroga ci consentirà solamente l'utilizzo della cassa integrazione in deroga e questo, diciamo, è già qualcosa. Quindi questi impegni disattesi, tutto fermo, diciamo, nell'ambito del rapporto dentro l'area di crisi complessa, sulle 3 questioni, infrastrutture, università, quello che ci serve, cioè il collegamento Orte-Civitavecchia, ferroviario, è un tema fondamentale per decongestionare la conca ternana dalle questioni climatiche, dai temi totalmente dimenticati. La questione chiave però è che arriviamo al 31 dicembre senza alcuna certezza su quello che accadrà, perché il ridimensionamento stesso, solo il ridimensionamento di alcune appalti alle aziende indotte produrrà una diminuzione occupazionale. Io penso che la Regione debba immediatamente convocare intanto i sindacati e rendere rotto di quello che accade, non continuare a fare incontri di natura privata. E secondo, diciamo, produrre, come abbiamo sempre fatto, un incontro formale al Ministero tra le parti sociali e il Ministro e l'azienda, per capire quali passi avanti si possono, si stanno facendo sui temi che sono stati evidenziati, cioè accordo di programma, contratto di sviluppo e soprattutto piano industriale, di cui al di là delle chiacchiere ancora non se ne vede la luce.